pare che dalle dichiarazioni degli ultimi tempi si sta preparando una lunga, difficile e complicata campagna elettorale. Io ho sempre espresso diverse criticità della giunta Caldoro e dei diversi temi che non vanno, l'ho fatto sia negli incontri istituzionali che l'ho fatto pubblicamente, però io non sto in campagna elettorale, devo amministrare la mia città, lo devo fare con mille difficoltà, non mi interessa questo clima di iniziale campagna elettorale. Quando comincerà esprimerò le mie opinioni e soprattutto mi soffermerò sulle candidature. Se si vuole superare Caldoro si devono mettere innanzitutto candidature di qualità, questo è il tema, altrimenti si fa solo un dibattito che si può fare sempre. Oggi noi ci dobbiamo, secondo me, impegnare per trovare un'alternativa a una giunta che è di centrodestra. Io sono un uomo di centrosinistra e mi auguro che le forze politiche del centrosinistra mettano in campo una forza che possa criticare Caldoro in campagna elettorale laddove c'è da criticare e soprattutto però esprimere una proposta di miglioramento della regione Campania. Se questo è il tema, il sindaco di Napoli ci sarà in questo tema elettorale quando sarà il momento. E quando sarà il momento le persone che si vogliono candidare si faranno avanti, io sicuramente esprimerò la mia opinione. Ho anche detto che cercherò, se nei limiti e nelle mie piccole possibilità e capacità, di contribuire magari alla scelta di una donna o di un uomo che possa essere all'altezza di una sfida così importante, trovo assolutamente legittimo che si comincino a fare avanti delle candidature e quindi io esprimerò la mia valutazione al momento opportuno. Non mi va di dare né tabelle né giudizi né indicare punti di divergenza o di contatto con De Luca o piuttosto con altri candidati che non si sa manco se poi si candideranno, perché oggi si legge una cosa, domani si legge il contrario di quello che si è letto il giorno prima. Ma mi aspetto innanzitutto di leggere il testo, che ancora non ho, e mi risulta ancora non esserci il testo definitivo. Quindi mi aspetto che si vada nella direzione corretta, che è stato il frutto di mesi complicati di lavoro e che hanno portato il 14 agosto a un giorno importante, in cui si è data un'accelerata su Bagnoli, in cui le istituzioni si sono sedute allo stesso tavolo e hanno prodotto atti molto importanti. L'impegno da parte del Presidente del Consiglio di rinvenire le risorse per le bonifiche, l'impegno per ricostruire Città della Scienza, quindi mi aspetto che dallo Sblocca Italia venga un provvedimento che porta a una semplificazione, a un'accelerazione per il rilancio definitivo di Bagnoli. Sarei molto colpito negativamente se in questo provvedimento ci fosse una sostanziale e formale espropriazione di poteri democratici e costituzionali, perché la semplificazione non significa che noi siamo passati da una Repubblica democratica fondata sul lavoro a una monarchia. Questo sarebbe una cosa negativa e io esprimerò il giudizio negativo, così come ho sottolineato cose importanti che sono state fatte il 14 agosto e ho sottolineato in modo assolutamente sincero come ero stato colpito positivamente dall'intervento del Presidente del Consiglio. Se dovesse arrivare un provvedimento che al di là delle intenzioni, perché il Presidente del Consiglio sa bene che senza la città di Napoli e il sindaco di Napoli può fare tutti i decreti legge che vuole, ma non si muoverà un centimetro ovviamente da questa città, qui non mi interessano le buone intenzioni politiche, ci vuole un architrave costituzionale che regga per scrivere la nuova Bagnoli. Siccome noi ci siamo e abbiamo fatto atti significativi e importantissimi in questi mesi e in questi anni, abbiamo anche dimostrato di voler cambiare alcune cose, di non cedere alle logiche dell'ideologismo, dell'immobilismo, ma siamo anche preoccupati, come dire, che attraverso le maglie di un provvedimento troppo largo, che dalla bozza che ho letto mi pare anche essere viziato da elementi di incostituzionalità, si possano inserire poteri forti che nel passato non hanno mancato di far sentire le loro unghie su una parte centrale della città. E non vorrei che quelli che abbiamo cacciato dalla porta oggi vogliano entrare dalla finestra. Fin quando io sarò sindaco di Napoli, su questo ci sarà una posizione molto ferma. Però siccome stiamo ragionando, anche se credo di fare un ragionamento chiaro, a quel momento sul nulla, perché io il provvedimento non ce l'ho, ho colto con attenzione questa vostra domanda per rispondere più alla, come dire, alla domanda che tu mi hai fatto, cioè che cosa ti aspetti. Io penso di aver fatto un ragionamento su quello che mi aspetto, al netto di un provvedimento che sinceramente allo stato del giovedì, quindi a quasi fine settimana, noi non abbiamo. Dipende molto chi sarà il commissario, come sarà istituito, come sarà il provvedimento, come verrà inteso il rapporto col comune e con la regione, insomma, voglio dire, insomma, sono circolate bozze, poi si è detto che non erano quelle, poi saranno quell'altre, il Quirinale non l'ha ancora, la Presidenza del Consiglio dice che la bozza, il problema non c'è ancora, quindi veramente noi delle cornici in questi giorni le abbiamo dettate. Io adesso ho detto anche delle cose credo nuove e chiare, per adesso fermiamoci a questo.